È forse la caratteristica di Belmondo, che chiamavano il brutto dal naso schiacciato, perché certo non si può dire che era bellissimo, ma come si spiega che le fans ancora oggi, parlando della sua scomparsa, anche le ultime generazioni lo hanno sempre considerato un idolo da amare? Beh, un velo di tristezza è calato sulla vostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la notizia della scomparsa di Jean-Paul Belmondo. I giornali naturalmente hanno ampiamente ricostruito una carriera ricca di 80 titoli, forse anche di più, con registi straordinari da Vittorio De Sica fino a Jean-Luc Godard, per finire Truffaut, ma insomma voglio dire, la cinematografia firmata Jean-Paul Belmondo è ricca di titoli, non soltanto, ma anche di episodi. Soprattutto l'amicizia con Alain Delon, il quale ha dichiarato che era sconvolto, anche perché sono stati grandi amici, non in contrasto fra di loro, in contrasto su un piano generale per quanto riguarda i titoli, che poi invece con Borsalino hanno dimostrato tutta la loro capacità. Chissà quanti film avrebbero potuto fare insieme. Jean-Paul Belmondo, come ha detto Macron, fa parte della storia stessa del cinema francese, ed è giusto che sia così. Vorrei aggiungere che fa parte della storia stessa del cinema mondiale. Belmondo io l'ho conosciuto quando, in una delle sue tante storie d'amore, una di queste è stata con Ursula Anders e l'altra con Laura Antonelli, io giravo un film ad Ittre in Belgio con lei per la regia di Patrick Longchamp, e il fine settimana lei non vedeva l'ora che arrivava il sabato, perché dice: ma perché, che devi fare? Ah no, guarda, io prendo un treno. Io sapevamo tutti di questa sua storia d'amore con Belmondo, che era gelosissimo della bellissima Antonelli. Prendo un treno e ci metto poco più di un'ora e vado a Parigi dal mio Jean-Paul, dal mio Bebel. Ah, ecco, brava. E così dissi: ma scusa, quanto ci metto? Un'ora, hai detto. Siccome io dovevo fare delle cose con Denis Taranton, un grande fotografo, per piazzare le fotografie delle mie attrici che rappresentavo allora nei vari settimanali, dissi: vabbè, guarda, allora faccio questo viaggio, lo faccio con te, così ci facciamo compagnia. Poi, una volta arrivati a Parigi, lei, c'era già la macchina di Belmondo che la veniva a prenderla, e poi io non ci siamo salutati. Invece la sera, poi dopo, in una grande brasserie di Saint-Germain-des-Prés, che ancora oggi è in auge, che è l'IP, dove andavano un po' Jean Gabin, tutti i grandi dello spettacolo cinematografico, teatrale e anche letterario di Parigi, ci sono questi tavoli un po' dove ci si siede tutti insieme. In un angolo c'era invece proprio Jean-Paul con lei, e passai a salutarli, e così lei mi presentò Jean-Paul Belmondo, per la prima volta lo conobbi direttamente, e l'impressione che ho avuto è stata proprio quella di un ironico, straordinario uomo di cultura, tra virgolette, che guardava alla vita non soltanto cinematografica ma alla sua con estrema simpatia, con grande ironia. È forse la caratteristica di Belmondo, che chiamavano il brutto dal naso schiacciato, perché certo non si può dire che era bellissimo, ma come si spiega che le fans ancora oggi, parlando della sua scomparsa, anche le ultime generazioni lo hanno sempre considerato un idolo da amare, proprio perché aveva questo tipo di... Forse in questo senso con Delon c'era anche una certa conflittualità. Delon, il bello, l'angelo, e lui il brutto, fra virgolette, altrettanto potente sotto un profilo di passionalità. Stessa passionalità che ha espresso nei suoi film, che restano dei capisaldi. A noi dispiace, a me dispiace personalmente, perché fa parte della mia generazione, veder scomparire personaggi di questo tipo. Per quelli della mia generazione che hanno avuto il privilegio di vivere quel tipo di grandi personaggi, l'imbarazzo di vederseli scomparire uno a uno, Mario Monicelli, Carlo Rizzani, insomma voglio dire tantissimi, è davvero pesante. Però
come avrebbe detto chiunque lavora e ama nel cinema, lo spettacolo continua, tant'è che anche alla Mostra del Cinema di Venezia, con una magnifica dichiarazione del direttore artistico Alberto Barbera su Belmondo proprio ieri sera, a poche ore dalla notizia della scomparsa di Bebel, e lo spettacolo deve continuare, proprio in ricordo di questo grande, straordinario protagonista del cinema.